ragazzi, benvenuti a Campaign. È rimasto che avevo esplorato una zona di periferia. Ecco qua tutto quello che ho esplorato fino adesso. E ho scoperto che con questo simbolo sono le zone dove c'è il salvataggio. E le zone verdi chiaro sono le zone esplorabili e quelle verdi scure invece no. E poi vabbè, le tavole gialle sono nelle porte che si aprono, quelle rosse appunto che sono bloccate. Quindi ragazzi, allora, questa qui in alto è una porta che ha una corda, ma non so come dargli fuoco, perché alla fine è intrisa d'olio, ma mi ci vorrebbe un'accendina. Allora vediamo un po' se ho. Allora intanto voglio togliere, ok, che non mi serve, accendino, vediamo se ce l'ho, coltello, no, non c'è nessun accendino ragazzi. Adesso ho visto quanto di 19 olio accendino, ma combustibile per l'accendino, sì, ma finché non trovo l'accendino sono fregato. Allora ragazzi, passato di là e mi dà l'unico punto dove posso andare. Ok ragazzi, allora mi è sfuggito il bar, tanto che ogni volta torno indietro per salvare è nella rotola del bar. Questa mi è morta roba da poco. Devo andare dritto, poi girare, poi vabbè, mega via. Solo che invece di andare a sinistra devo andare a destra, quindi praticamente a nord alla fine. Allora, quindi di qua, giusto? Esatto. E poi girare dentro di qua, giusto? Sì. Qua. Andare di qua. Vediamo se ho fatto giusto. Jill, the police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Cazzo, brother, sto qua. Tipo dell'elicottero.
Gufto bene. Al bar non c'era, è andato dall'altra parte. Un vecchio flipper. Foto della torre dell'orologio. Postcard. Una cartolina illustrata di una torre dell'orologio. Sul retro è impressa la seguente spiegazione. Un luogo immancabile, la torre dell'orologio di St. Michael. Cosa serviranno tutte queste foto? Io non so. Vuoi prendere proiettili, pistola? Assolutamente sì. Ci dobbiamo pazzamente consumate. Bottiglie e bourbon coprono lo scaffale. La bottiglia di bourbon copre lo scaffale, ok. Cos'è sta roba? Sei cazzo. Era proprio quello che volevo. Cosa c'è da fuoco con la cavolo di porta? Allora fatemi vedere. Perché io posso uscire da qua e comunque... Sì. Brad, vieni qua. Brad è sparito. Allora, fatemi vedere. C'è quella porta, il cancello con... ok, scusate, adesso uso l'accendio. Non puoi usare l'accendio senza l'olio. Ah, ho capito, combina. Vai. Oh merda. Cosa avete il capottino? Sembra che avete il capottino. Mio mamma, siete ancora vivi. Come cazzo ho fatto a schivare così? Non so. Ma quanto cazzo dura? Io boh. Io boh, 3 anni. Manco il primo Resident dovevate così tanto con una pistola. Vediamo un po' qua. Anzi, facciamo prima. Anzi, vediamo un po'. Ah, questa sono una stanza invece di la proseguo. Allora, guardate qua. Che macello è questa periferia. Mi aspetto che stia per succedere qualcosa di acqua. Ma è la torre dell'orologio, ragazzi. Dell'acqua sta fuoriuscendo da un idrante rotto. Distretto di polizia. Interessante. Ed è anche aperto.
Allora, vedete quelle altre vie. Chiusa una semplice serratura. Ho dovuto accertarmi la sicurezza. Io sono arrivato da qua. Però scusate, ma sto coffee. C'è una bella moto per terra. Sì, no, appunto l'ho usato io. Ok. Però dove sono andato io? No. Ho sbagliato io, ragazzi. Io non volevo andare qua, io volevo andare nella stanza del magazzino, là. Questo è il magazzino. Questa volevo andare. Ah, appunto. Qua volevo andare prima. Ho sbagliato io, ragazzi. Ah, bene, si salva. Quindi adesso la mappa si è aggiornata. Sì. Bene. Sono contento. Semplice salvataggio, perfetto, ottimo. Ogni volta non mi trovo a tornare tutto indietro. Quindi di qua. Qui ragazzi mi chiamo proprio Resident Evil 2. Chissà se si controlla Leone o Claire. Contro il mostro, entra nella stazione di polizia. Mamma mia. Porca puttana, ragazzi. Cioè, me l'aspettavo che Brad morisse, ma non per mano sua. Dio, buon, già così presto. Oh mio Dio, ragazzi. Mio Dio, panico più totale. Mamma mia. Mamma, mi aiuto. Cioè, sto qua non mi molla più, cazzo. Ecco chi si riferiva a Brad. Che sono le nostre tracce. Proprio dove si svolge il luogo dove c'è il due, insomma, è totalmente bloccato. Mamma mia, ragazzi, aiuto. Mamma mia. Ecco, già qua. Salve. Io bomba ti siete? Confusione qui dentro, direi un bel macello ha fatto, porca miseria. Io boh, un po' il macello, un po' tanto.
lì c'è qualcosa. Una cerca ladri. Ah, ma sei vivo o sei morto? È Marvy Bran, funzionario dell'R Reparto Police Department. È stato ferito a morte dagli zombie. Sembra che stringa qualcosa nella mano. Rapporto di Marvin. Rapporto 24 settembre. Sono giunte segnalazioni di un furto avvenuto al municipio prima dell'alba. Un orologio tempestato di gioielli situato all'entrata principale è stato danneggiato e due delle 12 gemme che ornavano il quadrante risultano mancanti. A causa della mancanza di personale non posso far altro che abbandonare le ricerche riguardanti questo caso. Infine Marvin. La porta 26 settembre. In base al referto dell'autopsia effettuata su un ristoratore di 42 anni, ho scoperto che è in possesso di una delle due gemme mancanti. Sembra che si sia rifugiato nel dipartimento della polizia verso le ore 10, per morire entro 10 minuti dalla comparsa dei sintomi. Poiché la città è attualmente sotto legge marziale, siamo costretti a sollevarci dal caso, tenendo però la gemma come prova, infine Marvin. È stato ferito a morte in zombie. Grazie, mi spiace, però forse vivo. Munizioni per... lasciate un effetto. È una fotografia, probabilmente una foto della famiglia. Questo è il... quello per bere l'acqua. Il contenitore dell'acqua per... Che è qua? Le famose gemme. Non sono riuscito all'inventario. Chiuso in una semplice saltatura. Qua non devo leggere niente. C'è qualcuno? Mamma mia. Un'altra. Lucetta. C'è una lucetta, ma non fa niente. Ah sì, è chiusa dalla saltatura con combinazione. Prima cifra. Sì, ciao. Prima cifra. Parlava di... No, scusate. 2%. Non è quasi finita sta mitra. File. 12 gemme. Appunto. Salve. Ah cazzo. Che mazzato ho tirato. Un salve. Tu morte. Allora no, scusate, volevo farmi vedere. C'è compagnia qua. Porca troia. Ah.
attenzione. Ok. Questa volta forse ho il double, ma... scheda Stars, ma questa è la mia, ragazzi, questa è la mia, con la foto di G, appunto, che cazzo ci fa qua, sembra essere la mappa delle operazioni, delle latine vuote di soda e cianfrusaglie, nient'altro. Certamente un incidente. In questa stanza hai tante parole che tu non sei stato. Non puoi fare niente con il cammino. C'è la foto di uno legata. Una legata, anzi. Questa musica però ha preso un certo infarti. Quest'arma per il momento non mi serve più, la levo, questa la tengo, la shotgun mi serve, salire, questa non la tengo per il momento, ricaricatore, ma per il momento non riesco a guardare adesso, fatti fare, no, ho sbagliato, scusate. Interrompere.
cantina. Stessa vediata di la prima sdegna. C'è compagnia. Salve, è anche bello grosso. Io padrone. Mazza. Oh, cazzo. Così imparate, spero che siete morti. Sì. Faccio statua di un dio che sorregge la sua anima. Ma è per caso da spostare sta roba? Oppure no? No. Però secondo me c'è qualcosa da mettere addosso. C'è nella mano. Allora, andiamo un po'. Porta delle scale. La maniglia gira ma la porta non si sposta, sembra inchiodata dall'altro lato. A posto. Devi usare la chiave Stars per aprirla. Ah, sì, c'è scritto Stars. Come non bisogna per il momento? Scusa, ma... La chiave... Rossa, sì. Ok, qua è stata sbarrata. Qui è stata costruita una solida barricata. Non c'è nulla di importante qua allora. La chiave Stars. Non la trovo mia chiave Stars. Ok ragazzi, qua si termina qua mai. Invece il primo era più lenta. C'è qualcosa, carta e cancelleria per ufficio. Ok. Allora. Levo le erbe rosse. Ok, e mi metto il nastro. Anzi, mi dovrei anche curare magari. Non c'è poi così. Ok. Usa, perfetto. Salvo. Il lavoro.
Vorrei che salvassi, ok. Sì, possiamo andare, sì. Sì. Stanza buia. Bene ragazzi, questa campagna finisce qui, spero ci sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.